Ed eccoci qua, dai, siamo di nuovo nelle Alpi con quello lì che arranca su. Siamo a 1500 e dobbiamo arrivare a 1700, dai. Ora andiamo su, poi vediamo. Va bene, dai, siamo sul ripido più ripido, guardate dietro come va giù. E qui ci sono i primi due bocciotti, dai, belli, 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 belli. Nella Garna. Siamo a 1520 metri per l'esattezza. Ora oggi prenderemo solo queste cose da sott'olio, sempre regolari ovviamente, cappello da 4 centimetri, però ho visto questi due, ma lassù guardate un po', ce ne sono altri due, uno che merita tutto, e l'altro un altro bocciotto lì. Va bene, dai, ok. Se oggi è così va bene. Allora prendiamo anche questi due, dai, e faremo un po' di sott'olio. Dai, oggi si va di boci, boci di abete, abete faggio, ma probabilmente è l'abete che sta facendo là, ho visto una testina, andiamo a vedere. Vediamo se sì, dai, un po' più decenti questi, sembrano quasi estivi, ma e chi lo sa. Boh. Mamma che funghi, mamma che funghi ragazzi, mamma che funghi oggi, mamma mia. Tanto qualche pezzo un po' più avanti si fa vedere, avanti, insomma, sempre bianchi, ma un pochettino più come si deve, dai. Questo è mangiato, ma prendiamo. Guarda che bello. E arrivano anche i Big Monster anche qui. Allora, andiamolo a vedere. Visto da sotto, guardate là. Mamma, mamma mia. Big, big, big Monster. Bello pare. Ah, qua è veramente ripido. Aiuto. Aia. Aia. Vabbè. E lo prenderemo questo, e come? E come se lo prendiamo? Guardate che bel fungo, guardate che bello. Mamma, Big Monster, i big, mamma mia. Vediamo un po' una luce un po' migliore, eccola qua. E vabbè, l'ho preso da sto big, sano come pochi, lo mettiamo nel cesto. Che qui di fianco c'è l'altro mimetizzato con la foglia. Guardate. E a volte bisogna infilarsi in queste isole di Garna che si trovano in mezzo ai. Vediamo cosa c'è, dai, mi sembra di averne visto uno. Sì, eccolo lì. Ho visto la trulla là, chiusa. E ho detto vediamo. Infatti lui è lì, in mezzo a questo intrico. Se riusciamo a arrivarci, allora portiamo la cesta avanti, ok? Sarà da solo? Vediamo, ci siamo quasi ragazzi. Mamma mia, eccolo qua.
piccolino di nascita, ma c'è. Dai. Qua fa delle bombe, ragazzi, guardate che bombette che fa. Dai, vediamo se ce n'è altre. Va bene, dai, altra isola di Garna, andiamo a vedere in casa chi c'è. Permesso? Può? C'è qualcuno? Direi di sì, dai, se riusciamo a arrivarci. Vedete? Allora, Ramo, Ramo. Oh, buongiorno, c'è il padrone di casa col figlio, guardate un po'. Il padrone di casa, andiamo a quattro gambe. Oh. Allora, questo fungo qui è molto difficile, perché guardate dove sono, guardate dove sono. Sono in mezzo alla natura. Questo fungo lo dedichiamo a chi? Alla Sofia, dai, Sofia! Guarda che bello, ti dedico questo e anche quell'altro, guarda che... Mamma che gambetto che ha, ragazzi! Guardate che gambetto che ha questo fungo! Allora, Sofia, poi mi fai sapere se ti piace, dai! Lo mettiamo qua, funghettino, e là c'è il figlioletto, mamma mia! Siamo veramente sdraiati, guardate, per cercare i funghi, guardate che belli però, guardate che spettacolo, mamma, sembrano quasi funghi francesi, molto slanciati, dai, altra isoletta, dai, a poca distanza da quella che ho visitato, questa è un po' più ampia, un po' più aperta, però c'ho un ospite qua, sul bordo, lì c'è la gruffatura di cinghiale e qui c'è l'ospitino. Qua fa dei funghi, ragazzi, è una zona che fa dei funghi, guardate questo fungo, che mamma che gambo, mamma non riesco a staccarlo, guardate che gambo che ha questo fungo, pazzesco, appena più sopra boccioletto, ce lo prenderemo, faremo un po' di sottoglio perché oggi è da sottoglio, dai. E là c'è Claudio, non si vede là in mezzo alle frasche, io sono qua, stacco questo, poi vado a vedere, dice che ha trovato un fungo bellissimo, ma vediamo questo. Oh mamma mia, ma guarda che bombe nascoste, ragazzi. Andiamo da Claudio, dai, andiamo a vedere cosa trova. Sempre qua in mezzo a queste isole dove bisogna guadagnarsi i funghi, ragazzi. Sì. La testa appena appena fuori, Claudio, guarda. Anche questa, solo la testa fuori. La testina appena appena fuori. Mamma mia, fammi vedere. Fammi vedere. Ha solo la testa. Voli, Claudio. Ma che bombe! Ma che gomme! Fammi vedere! Fammi vedere, foto ricordo, me li fa, che roba, dai, mettilo lì vicino al musetto, dai, così. Aspetta. Ok, dai, che bestia, di. Fallo vedere sotto. Questo fungo è da giorno, guarda che roba. Fungo fa di giornata. Dei funghi qua pazzeschi. Pazzeschi, dai, va ma bene. Devo farti vedere poi la coppia che ho trovato, le due coppie. Allora, sempre isole, sempre posti difficilissimi, ma loro ci sono, sono in queste isolette, guardate qua, allora vediamo, allora, che belli, fantastici, allora uno e l'altro qua, poi vediamo sopra, boh, chi lo sa. C'è un abbattuto da, che lo sa, forse capriola, vediamo se riusciamo a salire perché siamo in una situazione un po' così, c'è la Garna, si scivola. Ok, sì. Questo abbattuto da qualcuno, va bene, uno, questi e questo, ok,
Ok, altra zonetta a 1750, abete faggio misto. Guardate, abete con il faggio. E qui dai, c'è un pezzo bello. Vediamo come gira qui. Ah, bei gnocchi però, eh. Mamma mia, guardate che belli. Ho visto il pezzo di fungo, dai, poi ho visto il fungo sotto l'erba. Ah, fantastici, mamma, che gnocchi, gnocchi da paura, ragazzi, gnocchi da paura, guardate che roba, bianchi. È appena più avanti, dai, vedo un boccioletto, andiamo a vedere se ce n'è altri. Guardate, un altro là sotto. Ok, forse abbiamo trovato una zonetta un po' meno frequentata, anche perché brutta, ripida. Eccoci, che ci vediamo. Allora, per ora raccogliamo questi due, poi vediamo su qua, c'è la rivetta lì. Guardate, sempre bei pezzi, bellissimi pezzi. Un altro qua sotto. Va bene, dai, non c'è niente da fare, bisogna usare perché sono posti questi molto frequentati, quindi le zone più battute sono le più facili. Qui guardate il ripido, dietro di me così, avanti scende e va giù in posti veramente da stambecchi, però qui ci sono loro. Ci sono loro, guardate che belli. Mamma. Mamma mia, va bene. Siamo già a quattro funghi in questa piccola zonetta. E che funghi, ragazzi. E che funghi. Guardate un po'.